Notizie di Formula 1, il campione del mondo Max Verstappen crede nel sim racing come trampolino di lancio per la pista. A differenza di tante altre discipline, quelle legate al motorsport sono certamente tra le più costose. Nella maggior parte dei casi, i giovani talenti devono infatti abbandonare il loro sogno di diventare piloti a causa degli altissimi costi necessari a sostenere l'attività. Se però un giovane talento si fa le ossa nel mondo del sim racing, i costi sono nettamente più bassi e di conseguenza si amplia il numero di possibilità di trovare nuovi straordinari piloti da vedere in azione in pista. E in questi giorni sta venendo trasmesso al cinema il nuovo Gran Turismo, film che parla della vera storia di un formidabile asso del sim racing che è riuscito a coronare il suo sogno di guidare per la squadra corse di Nissan nei Gran Premi del mondo reale. E non deve sorprendere che Verstappen si sia interessato all'argomento, dato che tra i piloti in griglia del 2023 di Formula 1, l'olandese è uno di quelli maggiormente impegnati in sessioni di gioco sui simulatori e sulle gare di sim racing. Verstappen ama mettersi alla prova e vincere, visto che nel sim racing non è dominante come lo è in Formula 1. Verstappen trova estremamente avvincente mettersi alla prova nelle gare online, con il chiaro scopo di arrivare un giorno a dominare anche queste. Il progetto del pilota Red Bull, infatti, è quello di presentarsi sulla griglia di partenza del campionato europeo GT3 del 2025 con un team composto solo ed esclusivamente da sim driver, il team Verstappen, e sarà attivo principalmente nel mondo endurance, dove chissà, forse un giorno correrà anche lo stesso Max. E parlando di Formula 1 e sim racing, parliamo anche un attimo del videogioco F1 2023. Soprattutto, in che modo Formula 1 2023 ha bilanciato al meglio l'enigma dei giochi di corse? Mi spiego meglio. Da un lato, gli sviluppatori vogliono produrre un'auto che sembri reale e stimolante per i sim racer hardcore, rischiando però di allineare anche il videogiocatore occasionale che vuole soltanto divertirsi. Questo è un atto di equilibrio che i giochi ufficiali di Formula 1 hanno dovuto percorrere negli ultimi anni, ed è qualcosa che è stato fondamentale per uno dei grandi cambiamenti apportati nella versione di F1 2023 di quest'anno. Infatti, l'Electronic Arts ha introdotto un nuovo modello di manovrabilità per aiutare le auto del gioco a sembrare più stabili e più realistiche, cercando di soddisfare entrambi i lati del pubblico. D'altro canto, avere un'auto di Formula 1 che sembra più facile da guidare al suo apice può sembrare un po' controintuitivo per un gioco che vuole sfidare i suoi migliori giocatori, ma il direttore creativo Lee Mader dice che in realtà è un passo avanti verso il realismo, dato che una delle pesanti critiche dei precedenti titoli di Formula 1 era il modo in cui le auto sembravano scattare via in un istante quando perdevano l'aderenza, specialmente in accelerazione se i giocatori diventarono troppo avidi con l'acceleratore. E io in primis ammetto che quando giocavo per questo motivo avrò bestemmiato talmente tanto che sarebbe dovuto scendere la Madonna per calmarmi. In questo capitolo c'è sicuramente una maggiore zona di comfort che non esiste nei sim reali. Non è così brutale da guidare, non è un animale da gestire sui cordoli e dossi rischiando la perdita di aderenza. E per Lando Norris, che è uno dei piloti più qualificati in termini di confronto tra giochi, simulatori e vere auto di Formula 1, pur sapendo che F1 2023 non è progettato per essere un simulatore al 100%, il suo feedback è stato comunque positivo, e guardando al futuro Mater afferma che il suo team non si limiterà a sedersi a pensare che il lavoro sia finito. Il lavoro continuerà per mettere a punto il modo in cui le auto del gioco producono il loro tempo sul giro, in modo che siano il più in linea possibile con il mondo reale. Sì, ci crederò quando lo vedrò.